Io credo che questo referendum pone due questioni. La prima pone un problema della partecipazione, un modello della partecipazione che nasce dal basso, una partecipazione vera, perché se pensiamo che oggi dopo un mese noi abbiamo raccolto 9.000 firme con banchetti che esistono in tutta la città, e dove i banchetti non è che la gente firma, si apre un dibattito, una discussione, e c'è una grande domanda su queste cose, proprio nel capire, nel comprendere che il mare non può essere privatizzato ma è un bene comune. E quindi diventa anche uno spunto per mettere di fronte alle proprie responsabilità i politici, il Consiglio Comunale, affinché possa deliberare quello che è il giusto uso, diciamo, delle spiagge. Io mi rendo conto che in passato sono stati fatti molti errori, è stato speso denaro pubblico. Noi stiamo oggi facendo questa iniziativa per misurare anche il Consiglio Comunale del Sindaco De Magistris, che tra l'altro durante la campagna elettorale ha promesso che a Napoli, che dotasse Napoli di una spiaggia pubblica gratuita e libera. Io voglio dire una cosa, che sull'iniziativa del referendum, noi diciamo il 2% dei napoletani hanno la barca, il 98% hanno il costume, eppure a Napoli ci sono più porti che spiagge, e quindi esiste una grande contraddizione. Il problema è che in quell'area di Bagnoli, quando si parla della destinazione d'uso della balneazione, è chiaro che i politici devono sciogliere anche il nudo di non fare il porto in quella zona, perché il porto diventa un elemento contraddittorio rispetto alla stessa balneazione. Noi non abbiamo niente contro i diportisti o i porti, anzi, però è chiaro che bisogna farli in una maniera razionale e non bisogna metterli, diciamo, in luoghi dove probabilmente la gente rivendica anche spazi di balneazione. Io, la regione, le istituzioni, ho sentito spesso parlare di piano barche, piano porti, non ho mai sentito parlare di piano spiagge. Il piano spiagge è un elemento, una necessità della gente che vive in una città di mare e non ha la possibilità di farsi il bagno. Chi ha i soldi se ne va fuori, chi non ha i soldi purtroppo è costretto a stare in questa città oppure fare i bagni in acque inquinate, in acque non bonificate. Il problema vero anche di questo referendum, quando dicevo di mettere i politici di fronte alle proprie responsabilità, è venuto il momento di fare la bonifica del mare, la bonifica delle spiagge, cioè per affrontare il problema degli idrocarburi, senza sprecare denaro pubblico come è stato fatto in passato, anche perché in passato si è tentato di disinquinare con l'utilizzazione di una nuova sabbia, su cose che poi noi abbiamo anche contestato, nel senso che bastava una mareggiata che la nuova sabbia andava via e quindi si riproponeva il problema dell'inquinamento, cosa che è successa. Noi speriamo che queste cose vengano superate, ma speriamo anche che questa necessità del mare venga vista non solo come una necessità, diciamo, venga vista proprio per appagare quelle che sono le famiglie più indigenti, quelle che sono le famiglie che nell'ambito che socialmente conosciamo, che non hanno la possibilità di poter andare al mare. Noi dobbiamo mettere in condizione la gente di poter andare al mare, ma si pone anche un problema: bisogna che questa città finisca l'arroganza, dove non si rispettano leggi nazionali. Se pensiamo che nei vari liti a Napoli, a partire da Posillipo fino a Bagnoli, molti al 90% ritengono che non solo che non si può entrare, ma bisogna entrare senza il panino, senza l'acqua. Queste sono cose assurde nel senso che pur in presenza di una legge nazionale non esiste la sanzione. Bisogna mettere la sanzione, secondo me la sanzione deve essere la chiusura di questi stabilimenti. Il problema è che io credo che le autorità che dovrebbero essere preposte a far rispettare la legge non lo fanno, e io credo anche che ci sia un grande disinteressamento. Bene, il referendum oggi rappresenta
uno strumento di lotta che mette, che dà la possibilità di misurare la volontà politica e del Consiglio Comunale e della Regione rispetto a quella che deve essere l'utilizzazione del lungomare. Se il lungomare deve essere dato alla speculazione oppure deve essere ridato alla città di Napoli, ai napoletani. Io credo che è venuto il momento che i napoletani riacquistino il territorio, riacquistino quelli che sono i beni primari a partire da